concentrati, concentrazione e respiro profondo. Andiamo a mettere la decima, dai. Sinistra, sinistra, perché mi tocca anche. Fratelli rossoneri, amici e rivali, Dio! Dai che sabato, dai che sabato! E so già una fibrillazione addosso questa sera. C'ho già una fibrillazione addosso questa sera che non avete neanche idea. Veramente. Oggi, quasi quasi, per cena per mia moglie, porto a casa un po' di erba qua, me la taglio al parco, dico mettici su un po' di olio, un po' di sale, fammi questa qua stasera che devo mangiare l'erba del parco anche se non gioco. Ecco, questo è quello che voglio oggi da voi. Ragazzi, non sottovalutiamo, a parte che non c'è da sottovalutare niente perché la Fiorentina è una grande squadra, ma non perché c'è la difesa fuori, davanti sono veramente forti. Centrocampo da Bonaventura a Castrovilli in su, c'è Duncan in panchina, c'è Vlahovic che è fortissimo, c'è Caio che salta l'uomo. Sono una squadra veramente completa di grossissime individualità. Ok? Una squadra ricca di individualità che poi in casa, comunque sia con il pubblico che la spinge a mille, dà il 100% in più ancora di quando gioca in trasferta. Indi per cui. Loro poi, ragazzi, sappiamo benissimo che nel primo tempo loro partono a cannone, partono a mille, partono. Loro partono a mille. A noi non ce ne frega un cazzo, si entra in campo cattivi e si va in campo per vincere sta cazzo di partita. Tata! Dove sei? Niente da dirti. Veramente. Fino adesso nelle tue prestazioni dopo Mike, voto 8. Niente da dire. Sei proprio migliorato di partita in partita, mostrando sicurezza, mostrando grande personalità e soprattutto consapevole del fatto che a 35 anni potresti coronare il sogno addirittura di aver vinto uno scudetto come protagonista, fra l'altro. Penso che un'occasione così non ti capiti più nella vita, tata, vedendo l'età. Cioè, ti può ricapitare per un prossimo, però non è che ti ricapita che si fa male Mike. Quindi, magari potrebbero essere le ultime partite che fai. Mettiamo i puntini su lei per questa, comunque sia, per questa grandissima sostituzione che hai dato al nostro Mike Tyson, che ha dimostrato veramente di essere una gran persona, un ottimo, un grandissimo secondo portiere, ok? E potresti essere anche un buon primo portiere, comunque, perché comunque le qualità hai dimostrato completamente di avere. L'ultima partita, quando mi hai parato con i gol lì, mi hai fatto godere. A destra, il mio amico Piero, il mio grande Piero, il mio pupillo. Piero, occhio sulla fase difensiva che sono veloci. Tu hai una cosa che non hai, però hai giocato anche un under 21. Allora, con quei ritmi lì, come hai imposti te comunque il primo tempo che parti a cannone, cerca di limitarti un po' magari, perché oggi la partita magari la fai tutta. Vabbè che c'è anche Ale pronto che ti può dare il cambio, ma cioè il primo tempo va bene partire a mille, però tieniti anche qualcosa per il primo quarto d'ora del secondo, i primi 20 minuti del secondo. Perché fai sempre dei grandi primi tempi, dopo un attimino cale. Comunque sei anche motivato, che hai anche segnato con l'Under 21 francese. Stai sempre anche te, avendo sempre più in evoluzione. Futuro titolare del Milan. A sinistra voglio vedere un cazzo di motoscafo. A Firenze del Mare, se non sono ignorante, non c'è. Vabbè, lo passi lo stesso fra le strade. Voglio vedere proprio che passi per il vicolo di Firenze. Niam! Ed è ti legge. Ti fanno giocare i metri per spingere ce li hai, perché loro ti fanno giocare parecchio. Giocano e ti fanno giocare, quindi avrai spazio comunque sia per la tua esplosione e la tua falcata. Centrali, c'è un dubbio chi era Romagnoli. Alcuni dicono chi era, alcuni dicono Romagnoli. Chiunque giochi di fianco al muro, non me ne frega un cazzo, ragazzi, occhio. Se oggi facciamo la solita grande fase difensiva che facciamo di solito, sapete che la portiamo a casa. Perché comunque sia, se non prendiamo gol, noi comunque sempre a partita un gol salta fuori, lo facciamo. Difficile che ne finiamo con la tabella 0 sulla nostra classifica marcatori. La statistica parla chiaro. Forse una partita col Porto, forse l'abbiamo segnato là da loro, che avevamo metà squadra fuori. Per il resto mi pare che sì, abbiamo sempre segnato tutte le vittorie e due pareggi 1-1. Abbiamo sempre segnato praticamente a parte contro il Porto. Indi per cui, se noi facciamo una grande fase difensiva, sapete che la portiamo a casa. Passiamo un piccolo metro più avanti. C'è Franco e c'è Sandro. Sandro non brillantissimo, ultima partita con l'Irlanda, ma ha giocato anche, secondo me, l'ha messo in una posizione che non era a lui gradita. Comunque, vabbè, pazienza. Prendiamo in mano il centrocampo. Franco, mi fai il Franco che conosco io.
mettiamo un attimino da parte ultimamente i malumori, le cose, e mi fai il almeno se vai via a fine anno, comunque sia, vinciamo qualcosa, ti stringerò la mano se comunque sei avrei fatto un campionato della Madonna, dirò buona fortuna, capito? Però facciamo fai veramente Franco che conosco, quindi non trottorelliamo per il campo, cattivi decisi, ti voglio vedere ovunque, voglio il Franco di Bergamo e quello contro la Lazio. Più avanti recuperiamo quello, secondo me, il nostro cardine, quello che ti dà il cambio di gioco, il cambio di passo, che è Brian Diaz. Brahim, hai avuto tempo per recuperare, ma il Covid è accantonato. Di fianco a te c'è Ale, con Messias, pronto ad entrare, che non vedo l'ora di vederlo. E Raffaello, ancora lui. Ha giocato poco col Portogallo, quindi Pioli ha detto che è in gran forma. L'ha visto molto bene. Si poteva un attimino pensare che avesse avuto un calo fisico dall'inizio dell'anno, li ha giocate praticamente tutte, anzi ha iniziato ancora prima degli altri la preparazione addirittura, perché si è presentato 2 settimane prima quest'estate qua, infatti i risultati si sono visti. Niente, Raffa, spaccami sta partita. Dietro sono anche in un momento loro che gli mancano i titolari, sono anche in difficoltà, quindi oggi mi devi fare la differenza. Se è un fuoriquota, dimostrami ancora una volta di essere un fuoriquota. Davanti, secondo me alla fine giocherà Zlatan. Comunque, che gioca Zlatan, io farei giocare Zlatan, sono sincero. Perché, non lo so, a Firenze lui si esalta, quindi farei tutto rispetto per Oliviero. Zlatan, quando hanno annullato l'anno scorso un gol a Firenze, che era stato un capolavoro d'arte moderna, fra l'altro regolare, come al solito, quella merda lì. Vabbè, comunque, vogliamo il tuo gol. A Firenze sempre la timbri, vogliamo il tuo gol. In trasferta sei letale. Stasera ti voglio letale. Ragazzi, non sarebbe cosa più bella che vincere stasera, farmi fare un bel sabato sera e domani andare a vedere l'altro scontro diretto. Non sarebbe cosa più bella che regalarci questa vittoria per domani metterci in poltrona. Abbiamo tutte le carte per fare una squadra che vuole vincere lo scudetto, entra in campo che non c'ha paura di un cazzo nessuno. Continuiamoli a fare cinguettare quelli che continuano a dire crolleranno. Facciamoli parlare, che non hanno capito che non siamo quelli dell'anno scorso, siamo quelli di quest'anno. Però dobbiamo dimostrarlo ancora, di partita dopo in partita. Imponiamo il ritmo, imponiamo velocità, massima determinazione, soprattutto alziamoci tutti quanti e andiamo a vincere sta cazzo di partita. Dai!